freddo. Oggi io ho avuto il coraggio di entrare in una cascina abbandonata. Ma qui non cade niente, ci sono delle belle trave, c'è anche il cemento. È abbandonata, l'ho trovata io nella zona di Calecce. Ma chi sarà il padrone? Qualche discordia parentela. Ma che bella, che bella, che bella. Cascina abbandonata. Eccola qua, le travi di legno. E sopra c'è il fienile. Questa sarà il mio nascondiglio, la mia dimora, la mia bottola segreta. Ecco, è più ristrutturarla. Beh, ma va bene d'estate. È l'abbandono di una cascina. L'abbandono. Hanno messo dei sostegni per non far che crolla la parte sovrastante. Ottimo! Ho trovato questa bella cascina con il sole che mi guarda negli occhi. Davanti a me si illumina. Vedo sottostante il ramo del lago di Lecco. Ora chiudo. Qua era già aperta, ho avuto il permesso di entrare, però la richiudo. Eccola là di fronte, la mia compagna fedele, là di fronte la mia compagna, l'ombra. Chiudo questa cascina, occhio a non cadere, qua, la richiudo, allora, quella che catenaccio, richiuso. Richiuso, ok, mi incammino verso le cascate del Schengen. Dopo aver visto l'abbandono, mi piacciono anche queste cose di ferro, sembra una prigione. E l'ho trovata, chiederò chi sia il proprietario, ma non penso che ci sia. Ora mi incammino, oggi perché fa fresco, verso il sentiero delle cascate da me tanto amate, scoperte da un anno. Eccola sottostante, il lago di Como, sottostante me. Oggi c'è un'aria fredda, c'è 2-3 gradi. Sono fatto questo sentiero molto roccioso e ce l'ho fatta. E vedo il sole che illumina il mio percorso, il mio sentiero della vita. Ecco che riprendo e saluto la cascina trovata da Aldo.